Gruppo 3A, una storia di economia legata al territorio che vola sulle ali della prossimità. Ne parliamo oggi nella puntata di Robe da Fedagri. Cooperativa 3A, un pezzo di storia molto importante non solo per l'economia astigiana. Parliamo di 40 anni che hanno segnato davvero una svolta per la vostra impresa. Sì, questa cooperativa nasce nel 1974 e infatti quest'anno, diciamo, l'anno scorso abbiamo festeggiato i 40 anni della cooperativa ad opera di alcuni imprenditori locali, alcuni commercianti, tra cui c'era anche mio padre, che è stato il primo presidente di questa cooperativa. E nell'arco del tempo è una cooperativa che è cresciuta, passando dalle 10 persone che l'avevano costituita agli attuali circa oggi 150 soci. Dobbiamo dire che è stato un percorso complesso, costellato anche da eventi importanti, quali l'alluvione del 1994 che ha praticamente azzerato la cooperativa, e di lì siamo ricresciuti. Ed è stato forse quello il momento in cui la cooperativa ha avuto lo slancio e lo spirito per ristrutturarsi e ricostruire la sua azienda, la sua struttura nei locali in cui oggi ci troviamo. È veramente stata la spinta che ci ha permesso di riprendere una strada ed un percorso che oggi ci vede impegnati fortemente nel mondo della distribuzione, con dei risultati che riteniamo essere effettivamente risultati importanti. La nostra cooperativa opera non solo sul territorio piemontese, ma anche sul territorio ligure e lombardo, nonché la Valle d'Aosta. Abbiamo nel tempo modificato un pochettino quella che è la nostra struttura, cioè nel senso che abbiamo aggregato imprenditori importanti che hanno visto la possibilità di operare all'interno della nostra azienda, diventando partecipi, cioè diventando persone attive nella gestione della cooperativa. Questi operatori hanno contribuito alla crescita della cooperativa, nel senso che, essendo imprenditori che hanno un'attività commerciale molto importante, e faccio anche i nomi, parlo del signor Borello per la zona di Torino, parlo della famiglia Sapino per la zona di Cuneo e quindi Moretta, e parlo del signor Arimondo, Roberto Arimondo, per quello che è la Liguria. Imprenditori che hanno diciamo implementato fortemente lo sviluppo della nostra attività e oggi consentono alla cooperativa di essere fortemente radicata sul territorio, con dei risultati e dei fatturati che riteniamo essere importanti per il mondo della distribuzione. Per 20 anni siamo stati un gruppo che ha rappresentato il mondo CRAI nell'astigiano. Poi, per motivi diversi, abbiamo dovuto lasciare questa insegna anche a malincuore e ci siamo aggregati ad un gruppo molto più importante, che è il gruppo Auchan SMA, il quale ha non solo valenza locale ma valenza nazionale. Quindi pensiamo di poter utilizzare un'insegna importante che ci fa riconoscere diciamo ai nostri consumatori con dei valori e dei prodotti che sono sicuramente di prima qualità. Questa foto l'ho voluta portare nel mio ufficio perché è una foto che abbiamo scattato quest'anno in vacanza con i nostri associati, e queste quattro ragazze sono quattro figlie di nostri soci. È l'emblema, è la rappresentazione di quella che è la 3A, una struttura fatta da giovani, una struttura dinamica, una struttura che è simpatica e che secondo me è veramente la fotografia di quella che può essere e quella che vorremmo che fosse la nostra azienda. Anche ad Assi la cooperazione si dimostra una forza sociale, anticiclica nell'andamento economico, quindi si cresce anche in tempo di crisi, come dimostra la cooperativa 3A. La cooperativa 3A è una bella storia per l'astigiano, per gli astigiani. È iniziata qua tanti anni fa questa avventura con alcuni dettaglianti, adesso è riuscita a uscire anche dai confini territoriali, è l'astigianità che si fa conoscere, diciamo, in diverse regioni italiane, riesce a coniugare la resilienza da parte dei
dei piccoli, diciamo, piccoli e medi anche dettaglianti, e nel contempo unisce anche, perché riesce a ritirare anche prodotti locali, a unire la produzione con la vendita, con il commercio. Dà un servizio sia ai piccoli e medi imprenditori commerciali, ma soprattutto anche alle popolazioni, perché riesce a dare quei servizi che magari la grande distribuzione non è più in grado di dare. Dalle piccole cose di ogni giorno si vede la grandezza di un'impresa. Quali sono i numeri del gruppo 3A oggi? Beh, quello che noi quest'anno 2015 proiettiamo è un significativo incremento rispetto all'anno precedente, nell'ordine del 15-18%, e attesteremo il nostro volume d'affari a 220 milioni di rifornito presso i nostri associati. La scelta del localismo come filosofia ha premiato i numeri finali? Se per localismo parliamo di prodotti locali, di produzione locale, sicuramente la nostra attenzione si è riversata totalmente in questi anni, in questi ultimi 10 anni in modo particolare, nella gestione del comparto ortofrutta, piattaforma che abbiamo voluto fortemente così realizzare a servizio dei nostri associati, ma ha permesso certamente anche quello di dare sbocco alla produzione locale. Nell'ambito dell'ortofrutta le referenze possono variare da un minimo stagionale di 20-30 come anche 50-70, dipende dai momenti della stagione. A livello di referenze locali siete riusciti anche a mantenere un discorso di aggregazione della produzione? Sicuramente sì, anzi andiamo a ricercare sempre più possibilità di permettere ai nostri produttori locali di indirizzare le loro produzioni anche secondo le nostre esigenze e i nostri canali di distribuzione sui nostri punti vendita. Che cosa cercano oggi i vostri clienti? Qualità, certamente, ovviamente convenienza e garanzia della sicurezza del prodotto. Soprattutto cerchiamo di infondere cultura su quella che può essere la qualità del prodotto, cercando di distaccarci da quella che può essere una sola esclusiva esigenza, che è la convenienza del prezzo. Noi differenziamo la nostra proposta di insegna partendo dalle piccole botteghe, con l'insegna Bottega Simpli, a medie strutture piccole per quanto riguarda l'insegna Punto Simpli e le medie grandi strutture con l'insegna Simpli Market. Un'altra innovazione importante che descrive la vostra storia è stato partire da 8.500 metri quadri di piattaforma e si punta agli 28.500. Sì, nel dopo alluvione abbiamo iniziato questa realizzazione con la prima piattaforma di 6.500 metri, poi abbiamo fatto ulteriori altri 4 ampliamente fino ad arrivare oggi a 22.000 metri quadri e siamo prossimi a realizzarne un'altra di 8.000 metri per complessivi 30.000 metri quadri di superficie coperta. Qual è la vostra forza verso gli associati? Beh, sicuramente essere vicini alle esigenze dei nostri associati, interpretare le loro esigenze, rispondere con flessibilità a tutte le loro richieste, a quelle richieste di mercato che vengono proposte dai loro clienti, e quindi questa secondo me è la valenza maggiore che il nostro gruppo riesce ad esprimere. Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, la Lombardia è una meta vicina? Sostanzialmente sì, ci siamo già in Lombardia, al di là della nostra canonica area di competenza, anche in Lombardia stiamo facendo alcuni sviluppi dietro autorizzazione ovviamente della nostra sede nazionale SMA, che ci permette anche di fuoriuscire dai nostri confini, diciamo così. 3A è un'impresa che dà sicuramente opportunità al territorio, ma dà anche lavoro. Quanti sono i vostri dipendenti? Allora, noi abbiamo una struttura organizzativa del personale centrale per quanto riguarda il nostro gruppo. È un insieme di altre cooperative satellite che forniscono manodopera all'interno della piattaforma e dei trasporti. Complessivamente ad oggi in piattaforma vengono occupate circa 170 persone. Piattaforma Ortofrutta, siamo nel cuore dei freschissimi, come funziona e come la gestite? Guarda, funziona che praticamente arriva la merce portata dai fornitori, con i camion, viene scaricata in questo luogo, esclusivamente Ortofrutta come tu hai ben specificato, e dopodiché tramite l'ufficio che la divide per fornitore, per tipologia di merce, eccetera, eccetera, viene poi smistata in base all'ordinazione fatta dal socio,
e viene appunto caricata sui roll che poi partiranno, una volta completata l'ordine, partiranno per destinazione. Entro che orario deve arrivare la merce e a che ora riparte? Allora, solitamente i nostri camion partono per le 3. Le prime consegne, che sono quelle che vanno fino a Imperia o a Genova verso il Levante, partono alle 3. Poi c'è fino alle 5, ci sono consegne che partono appunto per le 5, poi sono il giro di Asti, parte per le 5 e mezza. E poi ritornano qua a caricare il giorno dopo, sempre alle 3 del mattino. Siamo qui in un punto Simplisma, alle porte del centro storico di Asti, e sentiamo da una giovane banconista che cosa si aspetta oggi la gente quando viene a comprare. Innanzitutto si aspetta una qualità dei prodotti, infatti la maggior parte delle persone cerca la qualità, la bellezza dei prodotti, la freschezza, ma anche il rapporto qualità-prezzo, perché molti sono le persone che guardano anche il prezzo. Quindi nel carrello mettiamo sicuramente la qualità, che è uno dei driver fondamentali, ovviamente c'è la convenienza, ma qual è il biglietto da visita di ogni negozio di prossimità? Soprattutto l'aspetto umano, la cordialità, il rapporto con la clientela, sono tutti fattori che uno guarda, soprattutto per scegliere un buon supermercato dove comprare, la fiducia. Il reparto più importante, insieme ovviamente a quello della gastronomia che tu presiedi? L'ortofrutta, ma anche il reparto dei beni comuni, beni che comprano per lo più la gente di prima necessità. Comunque la gente vi sceglie per i freschissimi e per il tuo sorriso. Grazie. Siamo qui nel bar pasticceria Converso e quindi oggi la nostra mela viene qui a farsi trasformare e interpretare dall'arte pasticcera di Diego. Allora, con la mela abbiamo tre proposte, due fagottini e uno fatto, diciamo, a rotolo. Sfoglia mela con crema o marmellata. Iniziamo pure, Diego? Allora, iniziamo con due alla marmellata e poi si tagliano le mele. Allora qua facciamo semplicemente degli spicchi, vengono messi uno accanto all'altro. Perfetto, facciamo una sorta di fisarmonica. Sì. Le chiudiamo in questo modo. Questo qua è il rotolo. Esattamente. Ok. Che adesso lascerai da parte. Benissimo. Procediamo con il secondo dolce. Qua facciamo quello con la crema. La crema, sì, le due versioni con Perfetto. La crema. Mettiamo un po' in centro. Quindi il procedimento è sempre lo stesso. La facciamo a spicchi. La mela, diciamo che in tutti e tre i tipi nostri di decorazione sì. di brioche è sempre tagliata in questo modo. Si va a coprire la crema e dopo Perfetto. Facciamo semplicemente, andiamo a rinforzare i bordi in questo modo, molto semplicemente. Ok. L'altra proposta. Allora, quindi siamo alla terza versione, questa in questa resta la crema, però abbiamo un diversivo, giusto Diego? Esattamente. Andiamo a aromatizzare la mela con dello zucchero e della cannella. Quindi abbiamo la componente cannella che accentua l'effetto aromatico. Sì. Sempre i soliti spicchi. Sempre i soliti spicchi. Stiamo preparando. Mela, mettiamo. Ok, di nuovo la nostra crema che ci fa da base per andare a appoggiare le mele. Adesso andiamo a aromatizzare un po' di zucchero con la cannella. Ok. Poi sì. La
mela, lei essendo umida, si prende la sua giusta quantità di zucchero. Va. È una sorta di impanatura con lo zucchero. Esattamente, si fa un'impanatura della mela e si va. Ok. Andiamo a mettere sul fagottino. In questo caso però non diamo una forma un po' diversa, proprio più a fagottino in questo caso. Quanto di cottura? Stessa durata? La cottura è simile, dai 14 ai 16 minuti, okay. È sui 235-240 gradi. Spolverate il zucchero a velo in modo che in forno poi i caramelli e dia un colore più... Infatti, non ci facciamo mancare niente, d'altronde qui siamo da Converso, quindi... Perfetto, okay. E quindi possiamo andare in forno. In questo modo adesso andiamo in forno. Eccole! Diamo l'ultimo tocco. Allora, qui avete preparato lo zucchero caramellato. Lo zucchero caramellato. E quindi? Che serve per mantenerle morbide anche se le verranno mangiate tra magari 4-5 ore dalla cottura. Basta solo una lieve passata. Ok, e voilà, perfetto. Ok.